Ormai lo sappiamo a memoria, la messa è una celebrazione unica anche se divisa in liturgie e riti. A proposito della liturgia eucaristica, dopo aver visto i riti di offertorio, conviene che andiamo a vedere che cosa accade di quei doni portati sull'altare. Il sacerdote ringrazia e benedice il Signore per i doni del pane e del vino che sono appena stati portati sull'altare. E ringrazia il Signore perché questi doni sono il frutto della terra e quindi il dono del Signore che nella sua benevolenza non ci lascia mai senza pane e vino, ma anche del lavoro dell'uomo, cioè del nostro impegno. E per la forza dello Spirito Santo, quel frutto della terra e del lavoro dell'uomo diventano cibo di vita eterna e bevanda di salvezza, che è come dire che esiste una profonda trasformazione che parte già dall'offertorio. Noi portiamo il pane e il vino, frutto della terra e del nostro lavoro. Nel sacramento, per la forza dello Spirito, attraverso il sacerdote, quel pane e quel vino, nella grazia dello Spirito, diventano il corpo di Cristo pronto a donarsi per noi. E tutto inizia dal rito di offertorio.